Sono contento di avere avuto la possibilità di concentrare ancora una volta l'attenzione sul tema ex Ilva e Taranto, perché non vanno scisse le due cose. Il calendario ha voluto che questa iniziativa accadesse proprio in concomitanza con l'ennesima sentenza che capovolge un'altra decisione e quindi è una capriola continua, è un esercizio continuo di acrobazie decisionali che non fanno altro che generare confusione, che generare false aspettative da una parte e dall'altra del campo. Resta un fatto, che l'ex Ilva è ancora un soggetto difficile da definire, sia industrialmente che socialmente, perché quando è chiara la sua connotazione negativa e quando potrebbe essere chiaro anche il passaggio finale che dovrebbe essere compiuto, un incantesimo ne riaccende un po' i motori, ma le riaccende sempre con un macchinario e con una tecnologia che è vecchia, che è distruttiva, che è fortemente impattante sul territorio, che invece oggi più che mai dovrebbe essere liberato. Io so che tante aspettative, forse anche nutrite da percorsi politici, in qualche modo hanno condizionato quella disillusione, quel disincanto che è nei fatti. E nella società, nella cittadinanza di Taranto. Però non dobbiamo in nessun modo fermarci, anche se fossimo in pochi, non dobbiamo fermarci, perché penso che comunque quei pochi hanno in pancia il sentimento di tanti che forse si sono arresi, ma che comunque sono fortemente convinti ancora che quella battaglia fosse giusta prima ed è giusta anche adesso. Però avverto e capisco la stanchezza di chi non vuole più essere preso in giro o essere preso per mano verso una soluzione possibile che poi invece viene disattesa. Quindi quando Luigi mi ha prospettato per l'ennesima volta di ritornare e di farlo qui in Senato, di ritornare sul tema Taranto, abbiamo riannodato i fili. Io più di una volta mi sono recato a Taranto, l'ultima volta l'ho fatto in solidarietà verso quei lavoratori che non potranno più essere utilizzate, nonostante la retorica, non potranno più essere utilizzati come la minaccia del controracconto, cioè dire ma noi Taranto la teniamo, l'ex Ilva la teniamo in vita perché ci sono dei lavoratori. Il tema occupazionale all'ex Ilva di Taranto è su un crinale che va verso un moto accelerato uniforme verso il ribasso, quindi la tenuta occupazionale è un finto tema, nel senso che purtroppo quella forza lavoro che ancora è lì rimane dentro una bolla. E anche fondamentalmente emerge nel chiaroscuro di queste decisioni della magistratura. Quindi io mi auguro che il nodo gordiano venga rotto, venga non sciolto ma reciso una volta per sempre e che si tenga il punto una volta per sempre. Quindi avere portato da Taranto al Senato la discussione credo che sia già di per sé un fatto importante. A te Luigi. Ringrazio il senatore Paragone, l'amico Gianluigi, per la sensibilità dimostrata in materia. Lo ha fatto a Taranto in numerose occasioni, lo sta facendo qui da una sede istituzionale altamente rappresentativa del nostro Stato. Sarà una conferenza stampa in cui dopo la mia presentazione, l'analisi un po' dei temi intimamente connessi con l'ex Ilva, ci soffermeremo su degli aspetti tecnici con l'ingegner Angelo Fasanella alla mia sinistra per dimostrare come quella della
transizione ecologica, lo sviluppo green, la decarbonizzazione è una chimera, è un qualcosa di teorico, è l'ennesima farsa, utile solo a prendere tempo e a tener calmi i cittadini. E proseguiremo poi con Vanni Ninni, che è appunto segretario del sindacato CISL SACS, sindacato appunto di arte, cultura e spettacolo, per far comprendere appunto come esiste una doverosa alternativa per Taranto che abbia come volano la cultura, l'archeologia, lo spettacolo, le risorse naturali, il turismo. L'ingegner Fasanella, dimenticavo di precisarlo, è un ingegnere esperto di produzioni siderurgiche e di raffinerie, quindi un tecnico della materia, perché quando si dice che la decarbonizzazione è una chimera, beh, è giusto anche dimostrarlo con degli esperti del settore. Intanto la sentenza di ieri, che ci piove tra capo e collo, quella del Consiglio di Stato, che ribalta la sentenza del TAR e che quindi stabilisce che l'aria a caldo potrà continuare a produrre. Aggiungo, potrà continuare a produrre l'aria a caldo, continuando a produrre inquinamento, avvelenamento, morti e tumori. Sono dei dati agghiaccianti, sotto gli occhi di tutti, peraltro validati scientificamente. D'altronde, lo studio Sentieri di qualche anno fa è stato qualcosa di impressionante circa i dati e circa il nesso di causalità appunto tra i fattori inquinanti e le patologie che conducono fino alla morte. Taranto, dobbiamo dirlo, è una città stuprata, è una città in cui purtroppo l'articolo 32 della Costituzione evidentemente non viene applicato. Vedete, in Italia è nato un ministero, quello della transizione ecologica, retto dal ministro Cingolani. Ci saremmo aspettati che fosse in realtà un ministero dell'ecologia, della difesa strenua dell'ambiente. Così non è, ed è incredibile, ed è paradossale, ed è assurdo che Cingolani, come ministro, si sia appunto costituito in giudizio, appunto ad adiuvandum, diciamo, nel giudizio appunto pendente davanti al Consiglio di Stato contro il pronunciamento del TAR che disponeva, che aveva disposto la chiusura dell'area a caldo. Vedere un ministero che si schiera dalla stessa parte di ex Ilva, di Ilva in AS e di ArcelorMittal è a dir poco agghiacciante. Vi parlo di numeri, numeri che riguardano, che li parametriamo rispetto al dato regionale pugliese. Una mortalità nella fascia compresa tra 0 e 14 anni del più 23%, linfomi sempre nella stessa fascia di età più 90%, ricoveri per leucemie da 0 a 19 anni più 59%. Per non parlare poi della notizia di questi ultimi giorni, gli studi compiuti da Nature che individua nelle aree limitrofe all'Ilva per i bambini che presentano piombo nel sangue e arsenico nelle urine dei danni neurotossici che provocano ritardi mentali e quindi autismo, ansia ed altre patologie neurologiche. Pensiamo al dramma degli ammalati di cancro. In media ogni famiglia tarantina ha un ammalato o un morto di cancro. Taranto, è triste dirlo, non vogliamo gettarci la croce addosso, ma è la capitale dei tumori. Si fa tanto, è giusto farlo, per far sì che Taranto diventi una città turistica di livello internazionale, ma con l'Ilva non potrà mai esserlo, perché l'Ilva rappresenta il freno a mano tirato di una città
che vorrebbe correre alla velocità che le spetta. E ancora, i dati ambientali dell'ARPA hanno realizzato una media ponderata nel 2020. Ci sono dei limiti stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che vengono nelle zone adiacenti l'Ilva tranquillamente, gravemente oltrepassati. Non è un fatto episodico, ma è un fatto, oserei dire, sistemico, perché si tratta di una media ponderata di tutto l'anno. PM5, parliamo di percentuale di milligrammo al metro cubo, mentre il parametro fissato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è 10, in alcuni quartieri di Taranto, Tamburi si arriva a 16,10, via Alto Adige 11,65, via Machiavelli 12,08. PM10, parametro massimo 20, addirittura ai Tamburi si triplica e arriviamo al 30,23, via Alto Adige 21,25, via Machiavelli 24,39. Ossido di azoto, limite massimo 40, quartiere Tamburi 50,87, via Alto Adige 45,78, 41,85. Sono dei dati agghiaccianti in base ai quali c'è una ed una unica soluzione: chiusura dell'Ilva senza se e senza ma. Perché non è possibile che in questa città si chiudono le finestre durante i wind days, durante i giorni in cui lo spolverio, la diffusione delle polveri alimentata dal vento è terribile e fa sì che enti locali ed ASL debbano imporre, tra virgolette, a salvaguardia della salute, alle persone di non aprire le finestre, ai bambini di non uscire di casa. È agghiacciante che in uno Stato democratico si chiudano i bambini in casa e non si chiuda l'Ilva. Avete visto tutte le restrizioni imposte dal Covid con riferimento a tantissime attività commerciali che sono state messe in ginocchio? Bene, tutte le tantissime attività sono state colpite, l'impunità è valsa solo per l'ex Ilva. Una chiusura che è chiesta da tutti, non solo dalle associazioni ambientaliste, anche dal mondo della Marina Militare, e sapete bene la connessione, il legame storico che sussiste tra Taranto e Marina Militare. Il COCER, con il suo delegato Antonello Ciavarelli, ha alzato l'attenzione sui rischi gravi che corrono i circa 10.000 marinai tarantini, in riferimento alla Guardia Costiera, dove operano servitori della patria, Guardia Costiera che è situata nel porto industriale e subisce terribilmente e pesantemente gli effetti dell'inquinamento. Si parla tanto di decarbonizzazione, di transizione ecologica, di green, di accordo di programma. Si usano gli inglesismi, forse per confondere le idee, e si parla di Just Transition Fund. Aria fritta, fumo in faccia ai tarantini. Lo dimostreremo con l'ingegner Angelo Fasanella, perché vedete, decarbonizzare per quello che è lo stabilimento, che è uno stabilimento che ha 60 anni e la durata media è di 30-40 anni, è tecnicamente impossibile la decarbonizzazione. Sarebbe come dire: prendiamo una Topolino, prendiamo una 500 e le mettiamo un impianto a GPL o un impianto a metano. Se voi andaste da un meccanico e da un impiantista e faceste questa richiesta, penso che vi riderebbe in faccia. Qui a Taranto non si ride, ma si piange. Ora però ci sono le responsabilità gravi, molto gravi dello Stato, perché ora con la nuova governance in Italia, che arriverà a prendere la maggioranza, più ArcelorMittal, lo Stato dice di metterci la faccia, ma lo Stato si sta rendendo correo di certe situazioni che riguardano Taranto, una Taranto che, in cui purtroppo avviene la strage degli innocenti, avviene un genocidio. Occorre una e soltanto una cosa, lo ridirò fino alla nausea: chiusura senza se e senza ma.
nessuna decarbonizzazione, nessun giochetto, nessun equilibrismo ed attività acrobatica di dire contemperiamo lavoro e salute. Quella fabbrica, ora come ora, è un catorcio. Potrebbe solo esistere una possibilità, che io certamente condanno, di radere al suolo e fare una nuova fabbrica ex novo con le migliori tecnologie. Ma se così fosse, io dico, facciamola e fatela in un'altra parte d'Italia, perché Taranto ha dato tanto, troppo, in termini di vite umane. L'appello al sindaco di Taranto. Il sindaco di Taranto, sapete, emise una ordinanza di chiusura dell'area a caldo, da cui poi sono scaturite, no? È scaturito tutto l'iter amministrativo, sfociato con le sentenze di TAR e Consiglio di Stato. Non basta una sentenza. Per ogni singola infrazione che commette ex Ilva, a ogni singola infrazione deve corrispondere la sanzione, deve corrispondere l'ordinanza di chiusura. Lo dice chiaramente l'AIA, c'è la chiusura in caso di sforamenti. E se si verificano 100, 200, 300 ordinanze, 200, 300 infrazioni l'anno, parallelamente e parimenti devono scattare 200, 300 infrazioni. Non si scappa. Se io voglio... banalizzare tra virgolette il concetto, se io lascio la macchina in doppia fila, se io passo col rosso, se io commetto tutte le infrazioni del mondo relative al codice della strada, non è che per il sol fatto che mi è stata fatta un'infrazione, questa infrazione copre tutte le altre, assolutamente no. Per ogni infrazione c'è una sanzione. Ecco perché il sindaco deve fare questo. E poi vorrei vedere nel momento in cui arrivano faldoni di ordinanze, chiaramente la magistratura non potrà ovviamente fermarsi e anche il Consiglio di Stato stesso si troverebbe in una difficoltà enorme dal momento che ci sono infrazioni certificate da ARPA, da organi ufficiali, non da organi soggettivi. Ora stiamo assistendo anche a quest'altro giochetto molto pericoloso che Acciaierie d'Italia, attraverso l'amministratore delegato Morselli, si starebbe avvicinando al Taranto Calcio attraverso forme di acquisto di spazi pubblicitari, di sponsorizzazioni. Il Taranto Calcio non deve assolutamente avere a che fare con un'industria che inquina e che uccide. E quando parliamo di Acciaierie d'Italia, parliamo di un soggetto misto pubblico e privato. E non credo che il soggetto pubblico, lo Stato, possa dare finanziamenti ad una società privata. Parliamo dell'aspetto dei lavoratori. La domanda che ci si pone molte volte è sì, ma se chiude l'Ilva dove andiamo a mangiare? È un falso problema. Vedete, non ci sono più i 40.000 dipendenti degli anni 60. Ora la forza lavoro dei dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia, ex ArcelorMittal, è di circa 8.200. E già nei piani ufficializzati di Acciaierie d'Italia si vuole tagliare di almeno 4-5.000 unità. Se consideriamo di questi 8.200 lavoratori, cioè ci sono almeno il 30-40% già in cassa integrazione, con stipendi da fame, 800-1000 euro al mese. Ci sono queste prospettive atroci di riduzione ulteriore con 4.000 esuberi, 1.700 lavoratori di Ilva in AS abbandonati a se stessi. Bene, signori cari, di che cosa stiamo parlando? Di una platea di 4.000 lavoratori? 4.000, 5.000, 6.000, mettiamoci anche l'indotto, ci sarebbe solo per smantellare questo stabilimento, smantellarlo e bonificarlo, quindi ci sarebbero 30 anni di lavoro. Parallelamente si procederebbe con le vocazioni naturali del territorio tarantino, con il mare, con il turismo, con la pesca, con l'agricoltura, con la cultura, con l'archeologia, con quelle che sono le vocazioni naturali di un territorio che con quella scelta scellerata degli anni 60 determinò uno stupro sistemico ai danni del territorio. Per non parlare di come vengono trattati i lavoratori, trattati come vera carne da macello. Pensate, e ringrazio il senatore Paragone per la vicinanza, al povero Riccardo Cristello, licenziato da ArcelorMittal perché aveva fatto soltanto un copia e incolla di un post che parlava della fiction svegliati amore mio, licenziato, mandato via, vincerà sicuramente il ricorso.
E dire poi degli operai che sono in cassa integrazione o vengono licenziati e prima ancora che gli arrivi la notifica, la comunicazione del provvedimento, entrano nello stabilimento e si trovano i badge d'accesso bloccati. Qui con ArcelorMittal prima e purtroppo oggi con Acciaierie d'Italia la musica non è cambiata. Siamo tornati nel medioevo dei diritti con una fabbrica che crolla a pezzi. Vedete, la rabbia è tanta, ma la voglia di vivere di Taranto, la voglia di costruire un futuro diverso è altrettanta. Non è facile, perché la gente ha paura di esporsi, perché i dipendenti, gli operai hanno paura di esporsi, perché quello che è stato fatto nei confronti di Riccardo Cristello, il licenziamento, è stato fatto per, come si suol dire, punirne uno per educarne 100, per creare un clima di terrore, di sottomissione, assolutamente non degno di un paese democratico. E allora arrivo alla fine del mio discorso, facciamo sì che questa città, Taranto, non sia, e cito Manzoni, un'espressione di Manzoni, quel volgo disperso che nome non ha, ma che Taranto continui ad essere una realtà in cui ogni cittadino sia degno di questa parola, cittadino, una Taranto senza Ilva, una chiusura netta, senza equilibrismi, senza giochi di parole e senza questa solita litania di contemperare lavoro e ambiente. Non è più possibile. Quella fabbrica va chiusa, va smantellata, una fabbrica che ha un'estensione, un'area di 2,5 volte Taranto, si potrebbe costruire tutto e il contrario di tutto, dando vita ad un'economia alternativa. Quando si dice come si fa senza Ilva? Scusate, le città turistiche di Taranto, d'Italia, che puntano sul mare, come fanno a vivere senza Ilva? Spiegatemelo. Ho concluso, queste parole sono le parole che ogni cittadino si sente di pronunciare. In nome del popolo inquinato, pensate a quel reparto di chemioterapia, di oncologia, dove i nostri medici, i nostri oncologi, il dottor Piscotti e tutto il suo staff fanno salti mortali nella disperazione della gente, con la disperazione della gente, vedendo questa gente sempre più sofferente. Difendiamo Taranto in nome del popolo inquinato. Viva l'Italia, viva Taranto, viva la difesa della vita. Cedo la parola all'ingegner Angelo Fasanella che ci spiegherà meglio, che si addentrerà negli aspetti diciamo tecnici per cui quella che è la svolta green, la transizione ecologica, la decarbonizzazione è solo una mera chimera. Prego ingegnere. Io vi chiedo scusa, abbiamo però un'ora. Quindi... Sì, allora dovremo sì. armonizzare. Abbiamo ancora 20 minuti, cercheremo di... Senatore, sarò sintetico. Parto, vabbè, ma lui ce l'ha, ma lui, meno male che fa il giornalista. Lui è così. È stato un po' che c'è stato un piccolo ritardo iniziale. Lui è così, ma sarò molto sintetico io, quindi recuperiamo su di me. Intanto parto da una frase che ha citato lei nella sua introduzione. Intanto la ringrazio a nome dei vari comitati di Taranto di cui sono presidente, al di là del ruolo che mi trovo ad occupare oggi, qui invece volevo dare una spiegazione più che altro tecnica. Le ha parlato di tecnologie vecchie e su questa frase è che noi spesso abbiamo discusso con i tanti e con Luigi abbiamo chiesto più volte confronto con tecnici. Noi ad oggi non ci troviamo ad esserci confrontati con dei tecnici e soprattutto capire esattamente cosa i tecnici vogliono fare. Un giorno vogliono l'idrogeno come alternativa, il giorno dopo vogliono il preridotto, il giorno dopo ancora vogliono il rottame di ferro. Allora capiamo, tutte queste tecnologie che altri tecnici mettono sul tavolo, io ho sempre dimostrato, fatto, guardate signori, qui c'è un problema e qui bisogna uscire in maniera chiara nei confronti della città di Taranto. Chiara significa
e dobbiamo spiegare esattamente che il carbone e le attuali tecnologie per le quali Taranto continua a produrre acciaio non va dismessa nei prossimi 15 anni. Allora, il giorno in cui ci sarà un tecnico o un politico che poi, ma la parte politica non entro nel merito, De Luigi anche si è troppo bravo molte volte a incazzarsi con chi deve incazzarsi lui, io non entro nel merito. Quando ci vuole, come si suol dire. Molte volte ci troviamo ad affrontare questo argomento, ma io dico, ma è mai possibile che nessuno ha il coraggio, lo so che è antipopolare, di dire che la tecnologia attualmente non può essere alternanza al carbone? Perché basterebbe che documentarsi al minimo. La Voestalpine in Austria, che sta costruendo il più grande impianto al mondo di idrogeno, e non il più grande impiantino, il più grande impianto al mondo di idrogeno, avrà una produzione, quando andrà in funzione, credo che sta già un po' in ritardo, ma è un dettaglio, andrà in produzione con 250.000 tonnellate annue. Allora, noi stiamo parlando di 250.000 tonnellate annue con un impianto siderurgico di Taranto che attualmente, con solo due altiforni, perché uno è stato demolito, due sono probabilmente, il 5 andrà in refurbish, col 3 non si sa ancora cosa vogliono fare, sta funzionando solamente l'altoforno 1 e l'altoforno 2, andiamo massimo a una produzione di 3 milioni e mezzo, 4 milioni di tonnellate di acciaio. Allora, 250.000 tonnellate, fermo restando che ogni milione di tonnellate equivale a 1.000 operai, che significa 8 milioni di tonnellate, 8.000, come diceva poco fa anche Luigi. Il che cosa sta a significare? Che con 250.000 tonnellate o stabiliamo di tenere in forza all'Ilva di Taranto 250 operai o 2.500 operai, oppure non entriamo neanche nel merito della discussione tecnica, in quanto sono numeri che non reggono per quanto riguarda l'alternativa. Allora abbiamo sempre stabilito, benissimo, buttiamo giù gli impianti esistenti. Gli impianti esistenti sono impianti obsoleti, impianti, quel bellissimo fumo che lei vede alle sue spalle, che tutti pensano, la maggior parte dei tarantini pensa che sia vapore acqueo, non è per niente vapore acqueo, perché è frutto dell'essiccazione del carbon coke, il quale emette fumo bianco, con nell'interno del fumo bianco delle particelle chiaramente di diossina. Quindi questa bellezza del fumo bianco non ha un nesso logico per quanto riguarda l'aspetto prettamente diciamo salutare per la città di Taranto. Ragione per cui noi abbiamo detto, allora, come diceva poco fa Luigi, benissimo, vogliamo iniziare a produrre acciaio verde? Ok. Allora, per produrre acciaio verde bisogna esattamente mettere giù in piedi esattamente 20 impianti, per poter aggiungere una quantità di 5 milioni di tonnellate, 20 impianti a idrogeno. Ma 20 impianti a idrogeno, lo Stato, e qui senatore lei potrebbe darci a disposizione 20 miliardi di euro da mettere sulla città di Taranto? Io non credo. Ma non credo neanche 2 miliardi. E questi numeri devono venire fuori, perché non possono continuare a prenderci in giro. Perché il dato oggettivo è questo. Quanto realmente vuol il governo o quanto realmente si vuol investire sulla green economy? Perché la green economy, se la vogliamo fare, la dobbiamo fare dalla base. Non la possiamo fare contestualmente a una produzione di acciaio con il carbone. Perché questo non abbiamo risolto il problema. Il problema lo risolviamo solamente se uno dei due deve essere praticamente zerato. Fermo restando che l'idrogeno, fermo restando che la green economy sono solamente su impianti moderni, tutto il vecchio deve essere necessariamente abbattuto. Non può esserci attualmente una situazione per la quale Taranto deve poter continuare a produrre acciaio nello stato attuale della situazione. E lo stato attuale della situazione, non esistono le condizioni di salute, non esistono le condizioni di produzione e non esiste neanche l'economia. Attualmente noi stiamo producendo 4 milioni di tonnellate, che con una forza lavoro di 8.000 l'ex Ilva sarà in perdita ogni mese, perché non può reggersi.
questo è quanto. Io chiaramente devo sintetizzare. Ah, stamattina Benaglia ha fatto, non so se ha sentito Rai 1 stamattina. Stamattina Benaglia ha fatto un intervento a Rai 1 dicendo appunto: noi dobbiamo continuare a produrre come sta producendo Taranto e dobbiamo aspettare circa 7-8 anni affinché le nuove tecnologie possano prendere piede sulla città di Taranto. Allora, troviamo una linea comune su quello che si vuol fare, almeno su questo. Poi nulla togliere a Cingolani, io lo amo perché lui, essendo un esperto di nanotecnologie, venisse a Taranto a parlare di nani, non venisse a parlare di acciaio, perché non ha capito una mazza mai di nanotecnologie. Quindi lui facesse il suo lavoro, e io lo rispetterò sempre con molto rispetto, sulle nanotecnologie. Sulla tecnologia ci sono persone, professori in giro per l'Italia, sicuramente molto, ma molto, ma molto anche più preparate di me. Grazie. Passiamo a Vanni Ninni, segretario referente per Taranto di CISALSACS, il sindacato di cultura, arte e spettacolo, che ci delinea una nuova Taranto che punti appunto sulle risorse naturali, sul turismo, sullo spettacolo, sulla cultura, su una Taranto diversa, su una Taranto senza Ilva. Grazie Luigi. Sarei voluto venire oggi qui per parlarvi della bellezza stravolgente di Taranto, della sua arte, della sua cultura antica, di millenni. Taranto fondata da Italo, figlio di Taras, figlio di Jafet, di Satiria, figlia di Europa, figlia a sua volta di Genova e re di Tiro. Quindi antichissima la storia di Taranto, che è presente in questo territorio meraviglioso, fantastico, che dà la stura alle arti che poi nascono con la conquista romana di Taranto. Annibale nel 212 avanti Cristo viene a Taranto, conquistando quella città, mandando via i romani, dice: scrivete sulla vostra casa: io sono tarantino. E io sono tarantino è una frase che io oggi mi sento di ripetere qui da questi autorevoli banchi, perché ti sembra che Taranto non faccia parte di questa Italia, che sia una città di serie B o di serie C o di serie D, che non abbiano i suoi abitanti, i suoi cittadini, gli stessi diritti di un abitante di Trieste o di Genova, dove l'aria a caldo è stata definita che è pericolosa e dannosa. Quindi in questa Italia manca un'equità fra le varie regioni e fra le varie città. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo proporre anche una Tarant Exit. Noi, in maniera molto democratica e civile, per decine e decine di anni ormai abbiamo chiesto a questo Stato di intervenire, perché il responsabile non è un privato, è sempre stato lo Stato italiano che viene privatizzato nel 95, con una privatizzazione terribile, secretata, in cui nel tempo abbiamo visto gli effetti nefasti, funerei, che hanno consentito a una città meravigliosa di passare da 240.000 abitanti nel 1980, con 42.000 persone occupate nel siderurgico, a 180.000 abitanti di oggi, 60.000 persone in meno, l'unica città in Europa con una regressione demografica, una città dove i giovani non hanno futuro, dove sono dovuti andare via. Cosa andiamo a proporre? Tutto quello che si può fare nell'ex stabilimento, che è tanto, tantissimo. Taranto, la città di Rodolfo Valentino, dove è vissuto il mito del cinema, ancora oggi in America, quando è l'anniversario della sua morte, si levano in volo degli elicotteri che lanciano petali di rosa su un corteo di donne, di attrici vestite a lutto. Guardate che importanza, è vissuto a Taranto, è andato a scuola a Taranto, è nato a Castellaneta, in provincia di Taranto, la grandezza di una città che ha passato di tutto e di più nel suo territorio. C'è stata l'antica Magna Grecia, ma è stata anche l'antico Principato di Taranto, è stata anche la città aragonese, la città dei francesi. Taranto ha tante storie da raccontare, se tu chiedi a qualsiasi persona la vede come la città del cancro, del tumore. Io prima di venire qui ero in provincia di Brindisi a un premio cinematografico con un produttore importante, non vi dico i nomi, con un regista e degli attori e delle attrici per poter fare un progetto cinematografico. Non erano mai stati a Taranto, ma la visione che avevano di Taranto, una città meravigliosa col suo mare cristallino, verde, azzurro, dove la storia la senti, la tocchi per mano, un lungomare
alto sul mare, vedi tutto il Golfo di Taranto con le isole e sullo sfondo il Golfo con i monti innevati della Calabria, della Basilicata. È un'immagine che i narratori dell'Ottocento, tra cui Jean de Ross, riportavano all'epoca in tutta Europa, magnificando la bellezza di Taranto. Oggi Taranto è vista come una città non da quarto mondo. Ancora meno, sono stati toccati tantissimi temi, ci sono degli spunti interessanti che verranno letti subito dopo di me, velocissimamente, e ci tengo che vengano letti perché sono importanti, toccano il tema di quelle che sono le persone più sacrificate da questa emissione di veleni continua, che se non termina non possiamo fare la vera rinascita di Taranto, che è la madre di tutte le guerre, perché Taranto non è soltanto dei tarantini, Taranto è dell'umanità, ma risolvendo i problemi di Taranto si risolvono i problemi di tante città d'Italia che soffrono della stessa problematica. Quindi un brevissimo intervento che toccherà i bambini, che sono i più indifesi, i più piccoli, e siccome le emissioni sono di gas più pesanti dell'aria, come l'H2S, idrogeno solforato, peso specifico 1,19, per cui permane nel sottosuolo e tocca prima i bambini, o il biossido di azoto, con danni irreversibili in questi piccoli, per cui come ti fai a sentire, dopo essere arrivati attraverso quello che è uno dei tre poteri dello Stato, la magistratura, essere arrivato ad aver messo nero su bianco quello che ormai a Taranto sappiamo da decenni, che questa industria ormai ha fatto il suo tempo, dopo 60 anni crolla a pezzi, oggi sono impiegati soltanto 10.800 dipendenti che producono solo 2 milioni di tonnellate annue. 8.002, ti correggo, Vanni. Ancora meno, perché vengono messi ripetutamente in cassa integrazione e in altro, per cui diminuiscono sempre di più. E che cosa facciamo? Noi andiamo ancora a proporre di tenerla in piedi, ma perché questo accanimento nei confronti di una città che è Italia? O noi non siamo italiani? E da Taranto, però, investendo su Taranto, ma cosa? Noi non vogliamo soldi, non ne abbiamo bisogno. Abbiamo una vera transizione energetica. L'andassero a leggere quella che ha previsto l'Europa. Entro il 2050 si vuole che si passi dall'uso di fonti fossili, quindi carbone, coca, petrolio, a quelle rinnovabili, eolico e pannelli solari, che per la bellezza dell'Italia non possono essere messi ovunque. Perché abbiamo il paesaggistico, abbiamo l'impatto idrogeologico, abbiamo tanti impatti, però all'interno dell'Ilva, che è grande 2,5 volte la città di Taranto, noi andiamo a fare una vera transizione ecologica, andando a mettere pannelli solari e pale eoliche senza neanche bonificare, perché la bonifica spaventa, può essere un costo. Qualche giorno fa hanno fatto andare via la nave Vittorio Veneto, una nave ammiraglia con 60 anni di vita. Questa nave è andata via da Taranto nel silenzio di tutti, di notte, come i ladri, senza neanche il giusto saluto di una cittadinanza intera. Questa nave è andata via da Taranto e poteva essere un museo, un riferimento, un attrattore turistico eccezionale. Su quella nave hanno fatto il militare tantissimi ragazzi che sarebbero tornati a Taranto a fare, vedere quella nave Taranto a figli e nipoti. Non c'era bisogno di inventarsi altro. All'interno dell'Ilva, museo del cinema di Rodolfo Valentino, ma anche tante e tantissime attività legate alla vera transizione ecologica, con le auto, costruzioni di auto elettriche, eccetera. Mi fermo perché sono tantissime e do subito la parola, e vi invito però a venire a Taranto, perché Taranto è una città che deve essere un bene dell'intera umanità. E la potete conoscere solo venendola a visitare, e rimarrete sorpresi dalla bellezza di Taranto. È quello che ci proponiamo noi come sindacato Arte, Cultura e Spettacolo, puntare su quella che è la vera vocazione degli italiani, okay, e lo sarà per le future generazioni. Siamo lo 0,8% del pianeta mondiale, di 8 miliardi, appena 60 milioni, ma tutti gli italiani sono degli operatori culturali che hanno il dovere di essere i custodi del territorio. E adesso passo la parola a Walter Grubissa, ecco, che brevemente, ecco, prima chiedo agli amici che interverranno per cortesia di essere telegrafici nei due minuti, perché vogliamo essere rispettosi. Speriamo di avere una prossima occasione, perché oggi siamo partiti in ritardo, abbiamo tantissimo da dire. Taranto è una città che non ha mai avuto voce, e grazie per avercela fatta dire da questi scranni autorevoli. Grazie all'onorevole Paragone. Io mi chiamo Walter Grubissa e sono cittadino di Taranto, orgoglioso di esserlo. La vicenda di Taranto è cruciale. Lo Stato ha deciso di imboccare la strada che conduce al diniego della dignità dei diritti umani. Ha deciso di calpestare le tutele offerteci dalla nostra splendida Costituzione.
Dedicherò quindi il mio pensiero alle vittime più inconsapevoli di questa tragedia tutta italiana, i bambini. Evidenziati gli esiti di uno studio scientificamente ineccepibile e pubblicato su Nature, prestigiosa rivista internazionale. Gli effetti dell'inquinamento ambientale a Taranto investono persino il quoziente intellettivo di coloro i quali scampano fortunosamente alla morte provocata da altre patologie connesse all'acciaieria. La ricerca ha analizzato l'interazione fra l'arsenico ritrovato nelle urine e il piombo trovato nel sangue e ha evidenziato effetti neurotossici sinergici. Il combinato, come già denunciato dalle associazioni ambientaliste locali, produce maggiori disturbi nel comportamento, rischi di autismo, ansia e depressione. Il lavoro è stato frutto dell'analisi di circa 300 bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni residenti al ridosso del siderurgico e trova conferma in uno studio analogo condotto dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2017 sul quoziente intellettivo più basso rispetto a quello dei coetanei residenti in quartieri più lontani. Sull'onda dello sdegno della violenza che Taranto subisce da 60 anni di colonialismo industriale, il Comitato per la Salute e l'Ambiente Cittadino, di cui onorevolmente faccio parte, ha scritto una lettera agli attuali ministri per la salute e della transizione ecologica. Occorre un vostro urgente intervento, richiedono i firmatari, per fermare gli impianti dell'area a caldo dell'ex Silva. Lo Stato ha deciso, con la sentenza emessa da un suo organo, di autoassolversi da ogni colpa, ma noi continueremo a batterci con tutti i mezzi che la legge e il diritto mettono, sempre e comunque, a disposizione. Continueremo a farlo mobilitando l'opinione pubblica e l'informazione internazionale, che in questo scandalo è scevra da visioni di parte legate a precise politiche editoriali di molta stampa nazionale. Diveremo il tarlo di tutte le sedi giudiziarie europee di fronte alle cui decisioni l'Italia, in qualità di Stato membro, dovrà piegarsi. È la nostra vittoria, di cittadini e non di sudditi, la dedicheremo ai bambini di Taranto, quelli che, nei loro disegni di orribili ciminiere fumanti, a scuola esclamano «Papà, vai e uccidi il mostro». Grazie. Angela Pham, io in quanto artista e storico posso solo ricordare che in questo palazzo è presente un affresco, quello di Appio Claudio il Cieco, che persuade i suoi colleghi senatori a distruggere la mia città. Benché poi, con quella conquista, Taranto fu il punto in cui Roma si fece greca. Grecia capta ferum victore cepit. Ecco, allora forse per troppi anni, troppi secoli, addirittura Roma, una Roma, quella della burocrazia, è stata cieca e sorda a rivendicazioni locali diverse da talune di facciata. Penso non solo alla mia città, ma anche alla Val di Susa, al serenissimo Veneto, alla Terra dei Fuochi, alle isolate isole. Forse sarebbe il caso di cambiare, perché io riconosco la ragion di Stato, non lo Stato senza ragione. Grazie. Concludiamo con Pasquale Vadalà. Allora, sarò rapidissimo. Prendo spunto da quanto detto dall'ingegnere Fasanella, giusto? E ricordo quello che disse nel 2016 un ambientalista, ma in realtà chimico, merceologo, persona seria, Giorgio Nebbia. Disse che la produzione di acciaio col metano richiederebbe una radicale trasformazione dell'acciaieria. Forse la localizzazione in un'altra zona vicina è la soluzione di infiniti problemi tecnico-scientifici. Questo era un paladino di una possibile soluzione, in questo senso. Se questo era il paladino, cosa ci hanno raccontato in tutti questi anni? Ci hanno raccontato una mezza patacca. Questa mezza patacca è terminata abbastanza miseramente presso il Consiglio d'Europa, che il 7 giugno, con Just Transition Fund, ricordato da Luigi Abbate, ha deciso di destinare non più 45 miliardi, ma solo 17 alla trasformazione europea, alla riconversione. E questa riconversione riguarda solo ed esclusivamente, essenzialmente, il carbone, che non si può assolutamente utilizzare il gas, in quanto energia non rinnovabile. Di conseguenza, all'Italia, i 900 milioni che spettano,
spetterebbero divisi tra Sulcis e Taranto. Quindi 450 milioni a Taranto, diciamo. Di questi 450 milioni solamente la metà attivabili, perché bisognerebbe aderire ad un altro trattato per averli tutti, ma soprattutto ce li darebbero per la chiusura, non per la conversione. Quindi questa mezza patacca raccontata ci porta verso un'altra patacca, ma sono, diciamo, lampi, ce ne sarebbero migliaia. È infinita la storia delle patacche e della siderurgia italiana. A Piombino c'è stata anche una Lababè. Ma andiamo oltre. Erasmo Venosi, che era vicepresidente della commissione IPPC AIA, venne rimosso assieme ad altri membri della commissione nel turnover improvvisato ad hoc da Prestigiacomo. Perché vi fecero fuori? Cosa avvenne? Facemmo ricorso al TAR e lo vincemmo, ma poi il ministro Prestigiacomo si appellò al Consiglio di Stato. La motivazione ufficiale era che avevamo dato poche autorizzazioni. Pensi che Ilva, contrariamente a quanto viene detto, avrebbe dovuto avere l'AIA al massimo nel 2004 e non certamente nell'agosto 2011. E a inquinare a Taranto non c'è solo l'Ilva, anche se è il maggiore emettitore. Le AIA però andrebbero date contemporaneamente se si vuole sanare la situazione. Noi eravamo tutti tecnici altamente specializzati, ingegneri, medici, chimici, e invece il gruppo che dovrà dare la prossima autorizzazione è composto da due ingegneri, un geologo e due magistrati. E non sono due magistrati qualunque, ma membri della terza sezione del TAR del Lazio, quella che per competenza si esprime proprio sui ricorsi per le AIA concesse dal Ministero. Ecco come si rilasciano le autorizzazioni per il più grande impianto siderurgico europeo. Il ministro Clini ha annunciato una nuova AIA che recepisca le ultime raccomandazioni della Commissione UE. Mi permetto di dire, dice Erasmo Venosi, che quella venduta da Clini a Taranto è una patacca. In così pochi mesi puoi fare solo una rilettura del vecchio decreto ministeriale e niente altro. Le patacche sono infinite nella storia della siderurgia italiana e soprattutto nella storia del siderurgico di Taranto. C'è una patacca importantissima, datata 2005-2006. 2005-2006, che coinvolge il comune di Taranto, coinvolge la regione e coinvolge la provincia. Le ultime due rinunciarono a presentare direttamente la costituzione di parte civile. Il comune di Taranto, alla fine, con Stefano, dopo Di Bello e Blonda, la fece scadere con una squallida manfrina con un avvocato locale. Ora, perché? Qual è il mistero? Come mai questa siderurgia tarantina riceve protezioni da tutti e diventa un blob ingovernabile? Perché dietro la siderurgia tarantina c'è come strutturato lo Stato italiano, i suoi rapporti con la politica, con l'economia, con la società, col mondo operaio, con la magistratura. Quindi la protezione di Taranto è la protezione di tutto il sistema italiano. Simul stabunt, simul cadunt. Io purtroppo, signori, non spero più in molto. Purtroppo l'Ilva cesserà le sue attività insane e forse troverà una strada diversa e migliore come la città di Taranto, solo quando la nazione italiana avrà a sufficienza da soffrire, da affrontare una presa di realtà. Avevo molto altro da dire, non lo posso dire, qui vi saluto. Ad una prossima, se sarà possibile, ringrazio il senatore Paragone. Allora, ringrazio io voi, e per chiudere voglio dire questo. Noi, come vedete, eravamo senza mascherine. E ovviamente speravo di essere in qualche modo richiamato. Perché? Perché quando a Roma ti vedono che fai qualcosa che in teoria doveva proteggere o che ti sottrai alla protezione, vieni richiamato all'ordine. Credo che le persone che da Taranto sono arrivate qui, la mascherina antigas, posso dire che è un qualcosa che diventa tutto e nulla, un optional. Perché diventa tutto e nulla per il semplice motivo che Roma non ha mai visto che cosa stava accadendo a Taranto, e nessuno da Roma ha chiesto di proteggere Taranto, perché quel funzionario che è venuto in teoria per dirci vi dovete proteggere. Ecco, magari sarebbe interessante se ogni tanto tutti gli italiani capissero che il lockdown a Taranto c'era già prima del Covid, certo, e che le misure protettive forse qualcuno avrebbe dovuto metterle in campo prima per proteggere davvero una città il cui drammatico, tragico pallottoliere dei morti ha persino coinvolto i bambini. Grazie a tutti, in particolare grazie a te Gianluigi, ti aspettiamo a Taranto. Come ti consideriamo un tarantino di adozione.
E mi dispiace che non abbia citato il Marta, che è uno dei presidi, che ancora sempre a vedere. Facciamoci una bella scusa. Sì.